C'è molta attesa nell'area vestina per la decisione del presidente della giunta regionale Marco Marsiglio sulla zona rossa. Infatti tra oggi e domani il governatore regionale, una volta letta la relazione epidemiologica della ASL di Pescara, dovrà decidere se prorogare o no la zona rossa, anche se voci di corridoio già danno per certa la revoca della zona rossa per quanto riguarda l'area in provincia di Pescara. I comuni che attendono la decisione sono quattro, dato che il comune di Picciano è già fuori dalla cintura sanitaria da una settimana, ma anche qui si attende l'esito di nuovi 20 tamponi. Ma i pareri dei sindaci per ora sono discordanti. Da una parte ci sono Montebello di Bertone e Farindola, che vorrebbero ripartire per dare la possibilità alle tante attività agricole presenti di non veder vanificato il restante anno di lavoro. Se nel primo comune è stato registrato un solo caso di positività nell'ultima settimana, nel secondo ad oggi si contano solo pochi casi in isolamento domiciliare. Chi non si sbilancia più di tanto è l'amministrazione comunale di Penne. I casi accertati sul territorio comunale ad oggi sono 114, con la curva dei contagi scesa nei giorni, ma che continua a preoccupare. Non fosse il fatto che molti residenti sono ancora in attesa del risultato del tampone. Chi invece è fermo sull'idea di non uscire dalla zona rossa è il sindaco di Civitella Casanova Marco D'Andrea. Il primo cittadino spiega come questo non sia il momento di vanificare tutto lo sforzo fatto finora. Niente, ho già comunicato la mia opinione. La mia opinione è quella di rimanere ancora in zona rossa perché siamo entrati con circa, non mi ricordo bene, se erano 14-15 casi, ora siamo a 33 e molto probabilmente potremmo ancora peggiorare, e quindi per me è necessario restare anche almeno una settimana per non vanificare insomma tutti gli sforzi fatti. Chiaramente quello che dico per noi è un disagio perché siamo chiusi nei nostri confini, insomma viviamo quotidianamente la difficoltà di ogni singolo movimento, di ogni singola libertà, però purtroppo è dovuto per la salute pubblica. Al momento si resta in attesa, così come si resta ancora in attesa per l'avvio dei tamponi alla popolazione. Ma adesso l'unica parola che esce dal coro in maniera unanime è sostegno. Un sostegno da parte della regione e dello Stato per cercare in qualche modo di far ripartire tutta la macchina economica e sociale dell'area. Discorso diverso per la Valfino, dove si va verso una nuova proroga della zona rossa.